Ma possibile ogni mese qua arriva un conguaglio, sempre un conguaglio, possibile che ci fa la cresta? È una casa. Sempre la cresta, sempre la cresta, sempre più da pagare, sempre da pagare, sempre pagare, mai che arrivano i soldi via posta, arrivano sempre le bollette. Io volevo pagare sto mese, però... poi ci ho ripensato. No, non è che ci ho ripensato, è che... hanno staccato... Io sto con le pezze al culo, sì, non c'è una lira. Ci hanno staccato il riscaldamento. Stiamo praticamente nel terzo mondo. Fa un freddo che adesso potete stare veramente in Alaska. Siamo troppi. Sei l'ultimo entrato, tira fuori un'idea. Dì che c'è un'idea. Tra una settimana c'è l'Ultra Vintage Temporary Shop. Che cos'è? È un mercatino vintage, ok? Significa che orde di ragazzine hipster andranno lì a spendere la loro paghetta in vestiti fondamentalmente da vecchia, ok? Ok. Ma il mio piano è andare qua sotto, scendere di sotto e rapinare la vecchia. La distraiamo, la raggiriamo e gli inculiamo tutti i vestiti. E poi li rivendiamo. E ci facciamo una barca di soldi. Che dite? Vabbè, ci sto. Ci sto pure io. Forse l'allenamento mi ha fatto pensare, io non so se sono portato per fare, non so se mi avete falla. Luca, per favore, Luca, per favore. Abbiamo detto così, siamo stati a parlare mille ore, tu mi hai dato un cazzo, quindi adesso facciamo questa. Raga, io non vorrei essere azzardato quando sai che mi arriva a lavorare. No. Cazzo, fate male, io non lavoro, sto andando a lavoro. Cazzo, che niente, rispondi. Mi raccomando. Mi raccomando. Carissimo, ok? Sì, sì. Questa è una rapina! Ah, ma voi chi siete? Siete i Body Beatles? Come va il vostro tour? È andato bene? Sì, bene. Sì. Comunque c'è mia figlia che è entusiasta, innamoratissima di voi. Solo che adesso... adesso non c'è più qui perché è tornata al paese, è andata a Fiuggi, si è sposata e quindi non sta più qua. Ma volete che vi faccio vedere le foto? Sì, ah, volentieri. Sì, sì. Grazie mille, signora. Sentirò io, non so, cioè non sono più disposto a fare questa cosa appena fallita, andiamocene. Che cazzo dici, Luca? Ma stai dicendo? Ascoltami. Senti, Luigi, Luca, io non sto scherzando. Senti, Luigi. Oh, ascoltami. Noi facciamo così. Adesso Mattia rimane qua, sta qui, parla, dice un sacco di cazzate. Guarda che talento, che delle stronzate. Noi andiamo di là e rompiamo tutto. Va bene? Ma posso venire? Ma gli altri ragazzi? Sono andati un attimo in bagno. Perché volevo farvi vedere. No, ma le guardo io le foto con lei. Ma voi quando lavorate che tipo di schede auto usate? Prendi le mutande. Prendi le mutande. Com'è? Prendi le mutande. Ma che cazzo dici? T'ho detto prendi le mutande. Le mutande. Le mutande sono la cosa più preziosa. Prendi le mutande. Ma le mutande di una vecchia. Le mutande di una vecchia. Che cazzo ci fai con le mutande? Se le vendemo, cazzo. Se le vendemo, ecco che ce fanno. Che cazzo vuoi che interessa? Te le comprano, perché in Giappone spendono centinaia di yuan per comprarsi le mutande usate da una studentessa. Questo è un mercatino vintage. Se comprano le mutande vintage. Le mutande usate da una vecchia. Ma le prendi te le mutande? Ma che schifo. Vabbè, fai come cazzo ti pare allora. Va bene. Allora poi dopo io, se faccio i soldi e divento ricco, te do in culo e prendo un sacco di cocaina. Per la prima volta realizzai realmente chi fosse Luigi. Nei suoi occhi intravidi il baratro dell'eccitazione perversa.
lande sconfinate di un autoerotismo malato, oltre ogni avanguardia. Che bello, è stato il viaggio di nozze in Spagna. Mi viene in mente che forse le donne non sono una zona. Tia. Quante rivelazioni agghiaccianti per favore alza da Anthony. Tia. No, raga. Io resto qua. No, che? Ma come resti qua? Allora sei proprio sicuro? Beh sì, raga, io rimango qui con Rosetta, mo le sente, mi ha messo. Mattia, ma tu sei sicuro di quello che stai facendo? Sei veramente sicuro? Tutti i problemi che abbiamo, tutte le cose io che sto per la cura, raga. Io voglio essere anziano. Mattia, ma che stai a dire? Per essere un anziano devi aver visto molte primavere, molti natali, non te... Capisci che non è... Questo, secondo me, è un discorso un po' discriminatorio, ma che... Quindi... Io non me l'aspettavo. Quindi questo è proprio un addio? Vieni qua. Ci mancherà la tua sprovabili sinistra, Mattia. Sarai un ottimo anziano. Ciao, Mattia. Sarò il più veloce. Ciao, ragazzi. Ciao, Mattia. Ciao, raga. Andiamo. Non so se ce la faccio. I just want.